Sbrizzerando, benvenuti su Sbrizzerando. Oggi siamo qua per parlare dei manga che ho letto nelle due ultime settimane. Ho iniziato da poco a leggere manga, appunto due settimane fa, e devo dire che mi sono letteralmente infognato, ragazzi. Non avevo minimamente idea che potesse veramente interessarmi questa cultura dei manga. Ora ho iniziato a leggere appunto i miei primissimi titoli, che adesso vi farò vedere, e magari potrei darvi anche dei consigli a voi. O meglio, non credo di essere in grado di dare ancora consigli, ma molto probabilmente, vista la mia grande evoluzione che appunto sto avendo nel leggere qualsiasi titolo che mi possa capitare davanti, devo dire che almeno magari ho in un certo senso la chiave che possa effettivamente farvi interessare nella lettura dei manga, almeno nei primi momenti. E magari non è per tutti quanti come è stato con me, la stessa identica cosa, ma comunque magari posso consigliarvi già dei titoli che principalmente a me stanno interessando e mi stanno piacendo un sacco. Sono pochi, sono tre in realtà, però, cioè sono quattro, però diciamo che sono tutti i titoli che mi stanno piacendo e che voglio continuare a leggere. Iniziamo da Chainsaw Man. Questo è stato il mio primissimo manga che ho letto, e diciamo che comunque devo dire che come inizio non è per nulla niente male. Parla praticamente di questo ragazzo che abita in un mondo dominato da dei demoni, da dei diavoli, e in buona sostanza quello che lui ha è il potere di diventare una motosega vivente. È molto splatter, è molto adulto anzi, però devo dire che è letteralmente la fine del mondo. Sono arrivato all'ottavo volume, nonché praticamente il volume che è massimo che è uscito in Italia per il momento. Appunto questo qua non mi ricordo se ha una cadenza bimestrale o settimanale, o no, non è settimanale, è mensile probabilmente. Però comunque mi sto innamorando e voglio assolutamente continuare la lettura, soprattutto che adesso stanno facendo l'anime, perché voi dovete capire che io ho iniziato a leggere i manga proprio perché mi piacciono gli anime. Io sono un grande fanatico degli anime e ho sempre visto misterioso la cosa che, porca miseria, ma questo qua veramente è stato tratto da un manga? Com'è possibile che questa scena è stata disegnata all'interno di un libro? E appunto adesso ho le risposte alle mie domande, almeno sì, per questi titoli. Ma andiamo avanti. Appunto ve lo consiglio, Chainsaw Man è praticamente sulla cresta dell'onda ultimamente. L'anime si rivela essere realmente una bomba. Ho visto il trailer ed è fighissimo, dovrebbe uscire quest'anno, tra qualche mese. E poi andiamo al secondo manga che ho letto. Ho scelto per verso mio personale di buttarmi in una saga molto complicata e molto lunga da leggere, e sto parlando di Fullmetal Alchemist, perché voglio provare a vedere come possa in un certo senso io trattare una saga molto lunga e longeva. Diciamo che Chainsaw Man già credo che tipo siano di 11 volumi, siamo già all'ottavo, di conseguenza è molto piccola la saga di Chainsaw Man. Contate che però ho un volume solitamente in un anime, sono tipo 3-4 episodi, di conseguenza già ho letto praticamente due stagioni di Chainsaw Man in buona sostanza, credo, ovviamente sto sparando cavolate. Però comunque su Fullmetal Alchemist non ho mai visto l'anime, non ho mai saputo anzi in realtà che esistesse l'anime, perché credo di essere uscito un po' troppo giovincello io. Però comunque in un certo senso ho iniziato a leggere Fullmetal Alchemist, questa è quella Deluxe Edition, nonché una versione un po' più figa, un po' più grande, non solo questo ma a meno volumi, perché sono appunto più volumi in un solo volume, di conseguenza ci sono, anziché, non mi ricordo quanto erano nel manga originale, ma comunque tipo erano tipo, che ne so, 27 volumi, qua ce ne sono solamente 18. Non sono numeri esatti. Sì, insomma, ho praticamente preso fino al 6, perché purtroppo il 7 non è disponibile per il momento, e siamo arrivati fino all'ottavo in Italia, anche di Fullmetal Alchemist. Incredibile che Chainsaw Man e Fullmetal Alchemist sono due titoli che sono arrivati entrambi all'ottavo volume in Italia. Credo sembra che l'abbia fatta apposta, però in realtà non è vero. E poi abbiamo Demon Slayer, che ho preso il manga per un fattore che mi piace davvero un sacco. Demon Slayer, Demon Slayer mi piace un sacco. L'anime è qualcosa di fenomenale, gli effetti grafici, mi piace davvero un sacco. E ho deciso di comprarmi anche il manga per magari effettivamente scoprire quello che accade anche dopo, perché a me è sempre piaciuta l'idea che io sappia già quello che accade nell'anime, come molti lettori che magari hanno già letto, che ne so, si chiama Attack on Titan, che sapevano già effettivamente cosa stava per accadere nell'ultima stagione. Non vi faccio spoiler, anche perché io effettivamente non ho mai letto il manga di Attack on Titan.
conseguenza non so quello che accadrà. E non fate spoiler qua sotto, mi raccomando. Vi banno dal canale, ovviamente con rispetto. Però comunque diciamo che sì, e mi è piaciuta sempre questa idea. Il problema è che siamo arrivati al 17° volume in Italia. E qua contate che praticamente è oltre la seconda stagione, se non la fine della seconda stagione. Non ho ancora letto tutti i manga di Demon Slayer, perché mi manca il 9° volume. Io sono arrivato all'8° volume, il 9° mi manca. Mi manca il 9° e l'11°, perché sono i volumi in cui siamo arrivati nell'anime, nella seconda stagione. E di conseguenza tutte le persone se la sono accaparrati. E diciamo che effettivamente è un po' una rottura, perché c'ho un sacco di volumi oltre l'11, che sono praticamente il futuro di Demon Slayer, quello che accadrà di Demon Slayer, quella, magari la terza stagione che potrebbe accadere di Demon Slayer. Però il fatto è che non posso leggerlo, perché non voglio completamente rovinarmi il manga. Nel senso che ho visto già Demon Slayer, siamo arrivati a una parte fondamentale di Demon Slayer, un cliffhanger assurdo. Non vi dico nulla, perché probabilmente magari non avete ancora visto l'ultimo episodio uscito in Italia di Demon Slayer, però devo dire che è una bomba pazzesca. E voglio continuare anche attraverso il manga. Nel senso, io mi guardo l'anime principalmente di Demon Slayer ogni volta, però voglio anche continuare il manga in ordine. Non voglio saltarmi dall'8 al 10. No, non mi piace proprio l'idea. E non solo questo, ma oltre ad aver preso Demon Slayer, che mi piace un sacco come vi ho già detto, ho preso Mother's Darling, che è un manga che sta avendo un sacco di successo. Per lo più è l'anime che sta avendo un sacco di successo. Non so se l'avete mai visto, ma credo che sarete magari incappati in qualcosa su TikTok, perché sta veramente esplodendo riguardo principalmente a questa ragazza. È uscito solamente il primo volume in Italia, sto aspettando il secondo che esca, però intanto i primi 3 episodi dell'anime praticamente coprono il primo volume, mentre il secondo volume coprirà dal quarto in poi di episodio. Il fatto è che il quarto episodio è già uscito, però non voglio vederlo prima ancora di leggere il secondo volume, perché voglio prima sapere come accade, come vi ho già detto voglio prima, insomma, leggermi il manga e poi vedere come l'hanno trasposto in un anime animato, perché è la cosa che più mi piace e anche il motivo per il quale magari ho iniziato a leggere il manga. E nulla, questi sono i miei volumi e tutta la saga di Slayer, che ve lo vorrei far vedere, però veramente sono un malloppo gigante, eccolo qua, magari senza farlo cadere. E poi quella di Chainsaw Man. E vabbè, abbiamo poi Fullmetal. Ho ordinato il manga di Rent a Girlfriend perché è un manga molto popolare e soprattutto lo stanno continuando, siamo arrivati alla seconda stagione. E mi potrebbe interessare principalmente perché io ordino i manga anche per un fattore di disegni, perché io disegno tanto nella tavoletta grafica, in digitale, ho fatto molte miniature nel primo canale, non so se avete mai visto, disegnate proprio da me. Il fatto è che comunque voglio anche mettermi a vedere magari manga che non mi potrebbero piacere di primo acchitto, ma che comunque mi possano piacere un sacco i disegni, perché mi piace magari quello stile, quindi prendo la manga per quel motivo. E comunque questa è la situazione. Magari questa è l'inizio di una grande collezione che vorrei fare. Non voglio essere però uno di quei collezionisti accaniti che magari prendono un sacco di manga senza leggerli. Io voglio leggere tutti quelli che acquisto, perché voglio che abbiano un'importanza culturale anche per la mia persona, per quello che voglio vedere. Non solo questo, ma spero ovviamente che in futuro nella mia nuova casa a Milano, che non so se lo sapete, ma appunto ho intenzione di trasferirmi a Milano entro quest'anno, e di avere degli scaffali belli pieni di manga. Ah, e comunque, non so se l'avete notato, ma io utilizzo le bustine protettive, perché mi piace l'idea di avere il manga dentro e poi tipo uscirlo proprio fuori, detta così veramente. Però comunque, non lo so, mi dà l'aria di pregiato un manga in una foderina, una bustina. Anche perché comunque capite benissimo che io sono realmente un fanatico di bustine, come si può bene vedere. E quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Mi scuso se non ho fatto pubblicazioni ultimamente di video, ma spero di migliorare. Ci si becca!